Siamo pronti ora a cambiare il layout. Vedrete, questa app farà un salto di qualità con questi pochi passaggi. Mi posiziono qua a sinistra sul layout. Vedete queste informazioni sulla destra? Devo decidere come far apparire le informazioni all'interno della mia app. Come prima cosa, devo cambiare qui dove c'è scritto immagine, image, non il titolo della fotografia. Ma bensì la code deve andare a pescare l'immagine nella colonna immagine. Guardate, eccola lì. Come titolo lascio il titolo della fotografia, dettagli mettiamo il user. Vedete? È comparso foto di Lazzise, Guglio e la fotografia. Se adesso clicco, automaticamente dovrebbe essere presente l'immagine. No, non è presente l'immagine, la selezioniamo ancora una volta. Dove devi trovare l'immagine? All'interno della tabella, nell'immagine. Automaticamente compare. Non mi piace però che sia presentata così. La prima pagina della mia applicazione non la voglio così. Non la voglio così. Così potrebbe essere bello. Anche così non è male. Ma com'è Instagram? Eh? È così. Con delle card, ma l'aspetto della fotografia non deve essere quadrato, ma deve essere rettangolare, ma deve essere quadrato. Perfetto. Dettagli, naturalmente, non voglio l'avatar. Nascondo. Eccolo qua. Abbiamo caricato la nostra prima fotografia. Abbiamo dato una veste grafica alla tab della nostra applicazione.